da questo luogo che abbiamo definito il luogo della Quaresima di Padre Pio, in cui ha celebrato dal 1931 al luglio del 1933 la messa, il periodo in cui gli era vietato di celebrare messa e di confessare pubblicamente, continuiamo a leggere le parole di luce, lasciatemelo dire, che ci vengono dalla sofferenza del cardinale Pell e che ci vengono dalla prigione di Melbourne in cui lui è stato rinchiuso. Ed è bello come il 2 marzo del 2019 il cardinale Pell inizia il suo diario proprio citando la prima lettura del breviario che aveva riflettuto, meditato e pregato, lettura presa dal libro del Coelet, che è il libro più sofisticato, più pessimista a dir suo, e anche il più pagano dell'Antico Testamento. E poi scrive qualcosa che tutti i detenuti in genere dicono. Dice che nella prigione dove lui c'era, nella cella anche dove lui c'era e nei corridoi, non ci sono finestre che abbiano vetri trasparenti, perché appunto per motivi di sicurezza. E annota il cardinale: mi mancano il sole, la vista della città e della campagna, dato che ho a disposizione soltanto un quadrato di cielo che posso vedere attraverso le sbarre nell'area degli esercizi fisici. Stamattina per un po' di tempo il sole ne ha illuminato un angolo prima che terminassi la mia mezz'ora di esercizi. Vedete come in certi posti, quando ti manca la libertà fisica, ti mancano le cose che per noi sono scontate: il sole, la vista della città, la vista della campagna. Ti mancano cose semplici, ma vere e profonde. Per molti anni, dice il cardinal Pell, ho guardato dall'alto in basso la cosmologia del racconto della creazione della Genesi, dove si dice che furono create la luce e le tenebre prima del sole. E poi fa altre riflessioni. Cioè, a me piace sottolineare come questo prigioniero faccia meditazioni e scriva di teologia in una cella. E poi conclude: il carcere è un luogo di punizione, anche se gestito da persone per bene. Le richieste ricevono sempre una risposta tardiva. La confusione regna. Ritardi di un paio di giorni sono la normalità. Le condizioni spartane della cella e la privazione della luce solare fanno parte del sistema, anche se, come si suol dire, non c'è limite al peggio. È però vero il contrario. Non possiamo aprire le finestre, ma abbiamo l'aria condizionata ed è l'unica prigione del Victoria ad averle. E poi chiude, e chiudiamo anche noi, con la preghiera che termina sempre le pagine del suo diario. Dio nostro Padre, aiutami a desiderarti come desidero la luce e la vista del sole. Che bello questo! Aiuta tutti noi, che nella Chiesa siamo educatori, a mostrare questa luce ai molti che ne sono indifferenti a motivo della loro cecità e che talvolta non sanno neppure di essere ciechi. Buona Quaresima, ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!